Ecco, molto felice di averti ospite. Dottora, ti accolgo. Grazie. Distanziandoci. Buonasera. Ben trovata, che è a teatro, peraltro con un Giulietta e Romeo Reloaded. Romeo e Giulietta. Io ho sempre detto Giulietta e Romeo, in realtà il titolo è Romeo e Giulietta. Ah sì? Sì, in questo caso. Viene più al maschio. Sì, però... Una canzone d'amore. Sì, ecco, che è rivisitato appunto, nel senso i due più famosi innamorati del mondo non sono ragazzini, non sono adolescenti, ma sei tu e Ugo Pagliai, che è tuo compagno di vita da tanti tanti anni. 52, che non sono pochi. Allora, ora ci arriviamo allo spettacolo, però ovviamente quando guardo te e penso all'amore, penso ovviamente anche a papà, che era un uomo bellissimo, straordinario, ha amato tanto, tu sei stata la sua prima figlia. Esatto, ormai mi dicono sempre quando lei è la sorella, perché io sono diventata vecchia e lui nell'immaginario è rimasto giovane, ma io sono la prima figlia, anche se aveva 23 anni quando mi ha... Un ragazzino, vi vediamo insieme, una cosa ripescata dalle teche. Volentieri. Pure il tuo traguardo è la TV, hai capito? La... Poi in America dite TV o TV? Ma non in America, in Italia. Ah già, tu sei la mia figlia italiana, tu sei Paola, mi ricordo benissimo. La TV è l'avvenire, hai capito? Sì. Quindi comincia, vieni, comincia a impratichirti con le macchine da ripresa, da teleripresa, che sono praticamente i tuoi numi tutelari. Vedi questi meravigliosi oggetti, vedi questi lumini rossi che si accendono, eh? Quando si accendono, tocca a te dire la tua... Hai capito? Ah, capito. Quando vedi rosso, sì. E in televisione spesso ti fanno vedere rosso, hai capito? Devi dire la tua. Ho capito. Capisci? Però ricordati Paola, che per fare veramente strada qui in TV devi praticamente dimenticare, capovolgere tutto quello che hai imparato, le famose leggi accademiche, le doti che un tempo contavano, la memoria, il temperamento, la dizione, perfino il corretto uso della lingua italiana, scorda, non serve a niente. Era canzonissima 1972, te lo ricordavi? Molto bene, è una cosa che spesso danno. E mi fa sempre una grande tenerezza, anche perché assomiglio terribilmente a mia nipote, che fra l'altro mi ha resa bisnonna da pochi mesi. Davvero? Sì, come si chiama? Carlotta è mia nipote, e Alessandro, un altro Alessandro, il piccolino. Che ti auguri che cresca come papà? Come, no, come, lo, il, come, come Vittorio, no, Alessandro, questo come tuo fratello. Ah, mio fratello? No, come mio fratello Alessandro, certo, papà e Vittorio sono Alessandro tanti. Ha fatto una bella, esatto. Sta facendo una bella strada, insomma, ma gli auguro soprattutto che sia sereno, tranquillo e in felice. Salute. Oggi la salute è la prima. Assolutamente, sempre. Paola, no, diciamo, parlando di amore, no? Sì. Mi immagino, voi, insomma, lui era giovanissimo, tua mamma Nora Ricci, anche lei attrice. E immagino, insomma, per una bimba avere un papà così bello, così affascinante, non deve essere stato semplice anche poi dopo affrontare l'amore. Come lo vedevi? Ma una no, figura paterna così ingombrante? In questo senso non ha mai ingombrato troppo, anche perché, come ho detto più volte, noi ci siamo incontrati già grandi, nel senso, quando ero piccolina, proprio piccola, io lo ricordo poco, era non molto presente, ma non per cattiveria, perché mi aveva sempre voluto molto bene, ma era troppo giovane, troppo preso con la sua carriera dirompente, per cui ci vedevamo poco. Quando io ho cominciato un po' a parlare di fare questa professione, di entrare, siamo entrati in sintonia più di testa che, diciamo, inizialmente che di pancia. Queste sono le distinzioni che faccio sempre. E allora siamo diventati molto amici, molto e sempre di più nella vita. Poi l'ho sempre avuto accanto, sempre di più. E quando eri bambina ti mancava? No, devo dire, non mi mancava, perché avevo accanto una madre molto intelligente che non me lo faceva mancare. Ho avuto un'altra figura accanto molto importante, che è stato Franco Rosi, il regista, che è stato il compagno di mia madre per quasi 12 anni, quindi con una nuova sorellina. Insomma, avevo una vita piena e vedevo questa persona che però era talmente amico. Timido lui, Vittorio. Che quando ci incontravamo io ero Vittorio piccola. Timido? Sì, timidissimo, ma è vera la storia che lui era timido. Addirittura patologico, la madre, cioè? Lo ha costretto a fare questa professione per curare la sua
timidezza che era patologica, che era una sensibilità. Ed era timido anche nell'esprimere i propri sentimenti, perché tu ne hai parlato, hai detto persona, Vittorio, amico. Come... Beh, sì, io ma parlo solo di quei primi anni. Chiaro. Non è mai stato un padre canonico, credo, per nessuno di noi quattro figli, perché non era molto portato, ma era una forma nei confronti dei bambini. Poi si è sciolto man mano, con i due maschi è stato un pochino più vicino, ma era una persona molto timida, molto dei sentimenti. E quindi, non so, spesso mi dava dei gran pizzicotti, ma erano delle forme di amore, poi ce lo siamo detto. Ma tu te ne accorgevi, lo capivi che era una forma d'amore? No, ma vedevo quest'uomo alto, importante, così, e anch'io mi intimidivo un po'. Abbiamo avuto anche dei momenti di tenerezza, ma sono venuti dopo. E la prima volta che ti ha detto ti voglio bene, te lo ricordi? Beh sì, ero già grandina e mi ha detto proprio, ecco, tu puoi sempre contare su di me perché tu mi dai tanta serenità e ti voglio tanto bene. Queste sono state le sue parole, però ero già grande. Vittorio Gaspar e Mina. Lo sai che tu inconsapevolmente, perché già tu sei una gran birba, io già t'ho capito a te, vero? Tu hai sfiorato, sei entrata a chiarire il mondo dell'alienazione con molta più pregnanza di certi registi cinematografici. Non mi fate parlare perché io già sono di bocca buona, sai? E poi quell'altra, forse la più bella di tutti, ma non fate il soffio, andiamo. Ma che l'ecco adesso, via, andiamo, sono tutte folle che ci raccontano così. Quell'altra, quella bella, quella populista, non per far della politica, io con la politica proprio non ci capisco nulla, ma quella bella che conteneva questo grido straordinario, quello di questa massa repressa che a un certo momento esplode in questa frase, i castiga bella, se mi compri un gelato, ecco. Ma come ti è venuta in mente quella cosa lì? Senti, io adesso devo andare, è stato bello sentirti, ascoltarti così bonina, devo andare perché ho già le prime riunioni del premio Cerasella, sai, un sacco di cose da fare, però non c'ho la macchina e io veramente non mi garba di tornare a casa da sola. Certo. Senti, non ci sarebbe qualcuno di questi ragazzi che mi potrebbe dare un passaggio in macchina? Che orari fanno? Finiscono tardi? So. Senti cosina, vieni qua, non ti spaventare, non ti mangio mica, sai, a che ora stacchi stasera tu? Beh, lì vedo molto la mia somiglianza. Certo, perché sì. Ha travestì. Ogni volta che ha fatto appunto delle parti da donna, veramente un po'. Peraltro, appunto, uomo, mi ha visto anche molto divertente, brillantissimo, geniale, appunto, genio e sregolatezza. Lui lo interpretò anche a teatro. Io me lo ricordo a teatro. Cesare papà. Nessuno? Com'è? No, credevo genio e sregolatezza e Kin. Che è stato... che me lo ricordo, ma il video di Kin fatto da Gassman. Sì, io ho fatto con lui, io non ho fatto molti spettacoli con lui, ma volutamente, perché alla mia epoca, cioè, dico sempre che sono un'attrice un po' sessantottina, quindi ecco. Ribelle. Ribelle in cosa? Beh, non volevo andare sulla scia. Io, da parte di mamma, la dinastia teatrale comincia molto da lontana. Con Zacconi, Ermete Zacconi, che è stato un grandissimo delle scene, con la Duse, eccetera. Mia madre si chiamava Eleonora per la Duse, poi Ricci, Renzo Ricci, Margherita Bagni, c'era tutta una dinastia di attori, quindi avrei potuto scegliere. Mio nonno diceva, ma perché sei andata all'Accademia? Vieni con me. Ecco, io non amavo questo tipo di... cioè mi sentivo di dover guadagnare un piccolo spazio, però da sola. E quindi anche il cognome ho meditato parecchio perché volevo cambiarlo. Poi oramai la cosa era già fatta e quindi non mi avrebbe giovato. In fondo privarsi del proprio cognome è una cosa dolorosa, credo. E quindi non l'ho fatto. Però papà mi ha chiesto tantissime volte di lavorare con lui e io ho fatto solamente due cose, proprio da attrice, diciamo, le più difficili, perché lui... ha preteso un po' da me di essere me stessa e io non amo molto. Anche in questo spettacolo che stiamo... Adesso ci arriviamo. Due domande a voi. Qual è la cosa che più vi viene in mente quando vedete Gaspar in televisione, ancora adesso, o se l'avete visto dal vivo? Beh, io l'ho conosciuto, ma non posso dire di conoscerlo veramente. Ci si conosce di vista, ci si incontra e ci si è incontrati varie volte, anche con Paola, che... Sì. È una presenza che ho sempre ammirato per la sua grazia, il suo stile. E,
Per cui non conosco a fondo Gassman, però conoscevo Di Norisi e l'ho frequentato e veniva spesso a cena da noi e diceva sempre una cosa: di tutti gli attori che ho conosciuto, Gassman è il più intelligente. Sempre. Quello è poco ma sicuro, peraltro ce lo ricordiamo nel sorpasso di Di Norisi, quando ci fu poi anche io quella... Io ci sono anch'io, piccola. Ah sì? Che dove stai? Quale... Perché lui chiese a Risi di fare le scene con la figlia, con la Spack, a Castiglioncello, dove noi eravamo in vacanza. Ah, quindi nelle scene dove si balla con le pinne, il fucile e gli occhiali, anzi, no? C'è una scena di quell'Italia... Andando a queste trasmissioni, a un certo punto mi hanno... colto proprio il momento, me l'hanno fissato. Avevo 15 anni e era tutto il gruppo dei nostri amici. Questa grande intelligenza, abbiamo visto anche l'ironia, il saper carcare le scene. Lui, Vittorio, ha avuto anche un periodo di grande depressione. Sì. Te ne parlava, come se lo spiegava e secondo te da che cosa poteva venire fuori? Ma quando si è depressi non si parla molto della cosa, ma si parla della propria sofferenza quando ne aveva voglia, perché invece cadeva in mutismi ancora più esasperanti e più angosciosi. Lui è stata un po'... Ma quello che dicevo all'inizio, papà si era fatto un po' una diagnosi. Da bambino era veramente un po' patologicamente sensibile. Tant'è vero che lui avrebbe voluto fare lo scrittore, che poi in parte ha fatto anche. È stata sua madre che, amando il teatro, ha detto: ah, scriva all'Accademia, così gli passano tutte le timidezze. Per fare questa professione ha dovuto mutare completamente il proprio carattere. Da timido, introverso, chiuso, è diventato estroverso, addirittura esageratamente. Però il lavoro gli piaceva, cioè... Dopo gli è piaciuto moltissimo, ma ha fatto uno sforzo enorme. Quindi forse enorme. Non, come se non fosse mai riuscito a ritrovarsi fino in fondo in quello che faceva. Nella vita non è cresciuto altrettanto di quanto non è cresciuto poi nella professione. Quando è arrivato un momento in cui ha cominciato a sentire che le sue forze diminuivano, non aveva più questa esplosione di... così, di entusiasmo, di euforia, è ritornata la depressione, piano piano, sempre di più, fino a diventare, insomma, quasi sempre, ed era veramente angosciosa per tutti quelli che siamo, noi che siamo stati vicini. Posso permettermi di dire una cosa appunto di Gassman? Lei magari non lo sa questo, io l'ho conosciuto a Cortina a Capodanno insieme a Paolo Villaggio, abbiamo passato un Capodanno insieme e l'ho conosciuto proprio in questa fase già. Credo di che c'ero anch'io. E mi ricordo appunto, mi aspettavo, io conoscevo Paolo Villaggio con cui ho fatto comunque questa esperienza, invece era molto brillante ma anche molto cinico, mi ricordo questa cosa di Gassman, che la sua depressione era legata molto alla paura della morte. Sì. Era più che altro per questo, che è una cosa assolutamente normale che possa capitare a tutte le persone. Sicuramente la depressione poi anche non è tanto essere legati alla morte quanto te la porta a galla questa chiaro, inconscia perché... paura che abbiamo tutti, insomma, bene o male. Ecco, lì diventa veramente angosciosa e lui sempre di più avvertiva questo tipo di angoscia. E poi forse una grande intelligenza porta sempre un tormento diverso rispetto alla vita. Un po' sì. Lui lo diceva, bisogna essere un po' più stupidi, un po' più incoscienti, cioè insomma... Meno riflessivi. Esatto, per essere più felici. L'epitaffio però me lo devi ricordare perché è anche quello geniale. Mi piace Vittorio Gassman, attore non fu mai impallato. Questa è una richiesta. Che voi avete ovviamente mantenuto. Sì, che abbiamo... Alessandra ha raccontato che aveva fatto il gergo, chi non lo sappia, io se mi alzo in piedi impallo. È impossibile, ecco, perché poi è una cosa molto sgradevole a teatro, ovviamente, se ti metti di fronte alla persona che delle prime regole, anche perché era altissimo, diciamolo, era altissimo, era impossibile impallarlo. Allora, Sveva Casati Modigliani, il Falco, mi fa piacere avervi insieme. Ciao Sveva. Ci sono. Ti vedo però un po' buia, che succede? Questa luce soffusa alle 2:20 del pomeriggio, grandissima scrittrice, sei molto soft. A Milano è buio. A Milano è già buio. Allora, riparto da Paola, mi piace avervi insieme perché entrambe parlate d'amore e in particolare di un amore che scoppia in età, diciamo, non proprio giovanissima, un po' senior. Com'è il Romeo e Giulietta, alias, com'è il titolo? O una canzone d'amore. Una canzone d'amore di Paola Gassman e Ugo Pagliai. Sì, Babilonia Teatri è una produzione molto
avanti, insomma, all'avanguardia nelle persone dei registi che sono marito e moglie anche loro, Enrico Castellani e Valeria Raimondi. E loro volevano fare uno spettacolo sull'amore, scelgono sempre dei temi, eccetera. Però volevano appunto dimostrare, io credo, perché ognuno di noi poi percepisce qualcosa da una regia così particolare, in fondo la loro è stata la scommessa di prendere un testo che naturalmente è per antonomasia l'emblema dell'amore. Tu l'hai fatta Giulietta a teatro? Mai, mai ero fatta. Troppo alta. Davvero? Giulietta. Allora pure Anna non avrebbe mai potuto farla. No. Ai tempi c'erano cose più assurde. Poi, sì. Quindi io mai, e nemmeno mio marito, il quale ha fatto tutti i personaggi. Non ha mai fatto Romeo? No. Romeo l'innamorato. Ma in questo spettacolo dite anche... La scommessa che stavo dicendo è quella di mostrare di come queste parole meravigliose, fra l'altro terribilmente mature, che risentono di una vita, di un'esperienza, certo. Non sono di una quattordicenne e di un diciassettenne, sedicenne, quant'è Romeo. E quindi di dimostrare che queste parole, in bocca a tutti in realtà, ma anche fino a meglio se vissuti, se si è avuta esperienza di questo amore. E quindi... E in più c'è, naturalmente, nello spettacolo un parallelo fra una coppia che ha vissuto una vita insieme, per cui ha questo tipo di esperienza portata molto avanti, mm-hmm. e queste meravigliose parole, perché lo spettacolo sono i dialoghi più belli quindi della c'è tragedia. Romeo? Sì, c'è il balcone. Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome. E adesso la volevo sentire un po', per volere un po' sognare. Perdonami Paola, ti vediamo insieme a Duco Pagliai. Ciao Maddalena, come va? Ciao Peter, guarda che dalla Galleria San Martino telefonano ogni ora, vogliono sapere quando torni. Io continuo a dire che sei in vacanza, di lasciarti in pace, ma... E oltre a quelli della galleria non ha chiamato nessun altro? Sì, 2 minuti fa la signora Lisa Carter. Lisa? Non ha detto che richiama? No, non richiama. Però dice se fate colazione insieme, a Luna. E fra poco? Sì, ma dove? Qui, di sopra, a casa tua. Io naturalmente me ne vado. Dimenticavo, ha telefonato anche Max Finney. Max Finney? Sì, proprio lui. Possibile, è ancora a Napoli. Bellissimi, era una stagione di sceneggiati. Svevan, c'è una Giulietta anche in questa ultima fatica letteraria di famosissima, amatissima scrittrice italiana, si chiama Il Falco, e anche tu racconti di un amore che torna, diciamo, quante di noi vorremmo dare una seconda chance? Chissà, voi avreste mai voluto dare una seconda chance a un amore che è finito male? Vi è capitato di pensarci? Sono bisogna voltare pagina. Mia mamma diceva una cosa, quando ero giovane, con la primissima fidanzata, c'era comunque un po' un tiro e molla, che il tiro e molla, la molla poteva durare anche un paio di mesi. E lei diceva, non mi ha mai detto niente, don't go back, mia mamma australiana. Don't go back, vuol dire non tornare indietro. Non tornare indietro. E insomma, mi ha imparato. E beh, invece nel romanzo di Sveva si torna indietro. Taglio netto. Sempre taglio netto, quello che si dice comunemente, no, le minestre riscaldate non hanno mai fortuna. Taglio netto, no? Io ho avuto, dico sempre, un matrimonio che è durato 6 mesi e una convivenza di 52 anni, quindi il taglio netto io... Perché solo 6 mesi? Ma eravamo troppo giovani, abbiamo un'amicizia stupenda e, meno male. E un affetto enorme, una figlia in comune. Certo. Però è andata meglio la seconda volta. Sì. Sveva, allora, nel tuo romanzo però c'è una coppia che si riunisce dopo un tradimento molto spietato e dopo tanti anni, giusto? Sì. Perché è stato un grande amore quello di Giulietta per Rocco. E poi Rocco, come tanti, tantissimi uomini, e fa una grossa proprio la vigilia delle nozze, ed è così devastante per Giulietta questa sciocchezza che lui ha fatto,
e lei lo lascia. E lui la insegue, la cerca dovunque, lei scompare, ma scompare dalla sua vita per 40 anni. E poi un giorno, quando sono entrambi sessantenni, lei non è ancora sessantenne, ti sento ti molto male, Sveva, c'è un audio molto, molto disturbato purtroppo. Mi dispiace, ma io non posso... Lo so, no, mi dispiace perché ho paura che non si capisca bene, però insomma lei torna sessantenne, perdona in qualche modo, adesso non sveliamo troppo, no? Il tema no, è, no. Chiedo ad Anna, hai mai perdonato un tradimento? Io prima pago con la stessa moneta e poi si può parlare anche di perdono. Oh, di perdono. Ma tu devi comunque ritradire? Sì, mi è successo così, secondo me uno sta più tranquillo, però, perché sennò è un continuo a rinfacciarsi le cose. Però questo qui succedeva, diciamo, un certo tipo di età. Questa non è mai una cosa saggia. Vedi. Non depone neanche a favore di chi cerca la vendetta. No, questo si è sentito bene, Sveva. Sì, questo è rivolto a me. Prendo, come stavo dicendo, però questo è stato un ragionamento da giovincella. Magari oggi, da donna più matura, ragionerei e farei in modo diverso. Peraltro, Sveva, nel tuo romanzo, per la prima volta, ci sono anche delle scene di sesso, così mi dicono, che tu non hai mai raccontato, sempre col tuo garbo, la tua eleganza. E perché poi, ovviamente, il rapporto intimo fra due persone e la passione sono sempre importanti, a qualunque età, giusto, Sveva? Ma le scene di i racconti di sesso ci sono e sono davvero intriganti. Quando Rocco ha 17 anni e va a lezione d'inglese privata da una insegnante trentenne irlandese, una rossa bellissima, che non solo gli insegna molto bene l'inglese, ma nel corso del tempo, step by step, gli impartisce lezioni di sesso. E gli spiega che il sesso è una cosa bellissima. Sì. Il sesso ce l'ha creato Dio e come tale va rispettato. E quindi va appreso lentamente. Apprendere a fare sesso in maniera degna e rispettosa dell'altro significa crescere interiormente, significa diventare persone educate e molto portate al rispetto per il partner o la partner. Sveva, sottoscrivo ogni virgola, secondo me proprio hai detto proprio una specie di memento per tutti coloro che sono sciatti, perché poi nell'intimità si rivela anche la natura delle persone. Spesso, come fate Paola, stare insieme da più di 50 anni? Intanto non ce lo domandiamo mai. Poi c'è effettivamente il fatto di aver fatto anche una vita di lavoro insieme, soprattutto fino a un certo punto, e poi adesso un pochino più ogni tanto ci separiamo lavorativamente, e ci ha aiutato perché in scena abbiamo dovuto interpretare tanti personaggi, avere tanti momenti, e questi sono terapeutici anche nella coppia, insomma. Magari non li... attori, no, che vivono insieme. Come fanno a essere sinceri? No, nel senso che ogni tanto si gioca alle parti, no, capito? Ma il gioco delle parti è un bellissimo testo di Pirandello che abbiamo fatto. Esatto. Quindi, cioè, abbiamo vissuto tante vite insieme. Però non siete sposati? No, non siamo sposati. Io sono sulla strada giusta. Hai mai pensato di risposarti? No, perché è un fatto anche scaramantico, a un certo punto è diventato anche quello, insomma, dopo un matrimonio di 6 mesi. Certo, e poi per tanti motivi vari, così. Però credo che abbiamo dimostrato che è un matrimonio più che solido. Grazie davvero a Paola Gassman, tutti grazie a teatro a, voi. Partire dal 28 di adesso, di ottobre, fino a quasi a Natale. Saremo bene. In giro in tantissime città. Ogni bene, sperando. Leggete, moltiplicatevi. Il falco di Sveva Casati Modigliani, abbiamo capito che ce ne sarà, che ci sarà da divertirsi. Grazie davvero.